progetto pilota e tavolo per le aree interne, entrambe occasioni per pianificare lo sviluppo dell'Irpinia, ma attenzione alle priorità. Non solo servizi, dice il sindaco di Calitri, perché l'obiettivo principale è l'aumento dei livelli occupazionali. Il rischio è che queste aree interne a distanza di 5 anni e i vari progetti pilota che sono partiti nelle varie regioni siano ad un punto morto. Anche perché la maggior parte di loro ha puntato solo sui servizi, come anche il nostro progetto pilota, cioè sanità, scuola e trasporti. In effetti puntare solo sui servizi per evitare lo spopolamento è poca cosa. Quindi al di là delle risorse che sono irrisorie, il problema vero è legato a che cosa si vuole fare di queste terre. Bisogna creare lavoro, bisogna creare occupazione. Io dicevo sempre che cioè avere 10 milioni a disposizione per il progetto pilota a fronte di 25 comuni su un territorio così vasto significa il nulla. E quindi bisogna investire, dico sempre, non solo all'interno di questi 25 comuni, ma nell'area interna campana almeno 1 miliardo per creare 1.000-2.000 posti di lavoro, altrimenti lo spopolamento continuerà ad esserci. Nel dibattito coinvolto anche un altro amministratore, Pompeo D'Angola, sindaco per la terza volta di Sant'Andrea di Conza, un comune con poco meno di 2.000 abitanti, eppure ricco di risorse, tradizioni e voglia di resistere all'emigrazione giovanile. Ma innanzitutto il mio paesino ha sempre avuto un atteggiamento aggregante all'interno del tavolo dei 25 comuni, quindi abbiamo sempre colto le opportunità, abbiamo sempre deciso di tentare di mettere insieme tutte le cose più importanti del nostro territorio. Abbiamo messo da parte i personalismi, stiamo cercando di aggregare e di fare quanto più è meglio per il nostro territorio. Tendo a cogliere sempre il lato positivo di qualsiasi tipo di iniziativa. È normale che ove mai mi accorgessi che ci sono delle interferenze di tipo personali politiche, Sant'Andrea tenterà di metterle da parte queste cose, ma ad oggi non posso dire questo, pertanto si va avanti in maniera proponente e in maniera aggregante.